Salve a tutti e bentornati a un nuovissimo tutorial dell'uncinetto d'argento. In questo video andiamo a realizzare la prima delle cric-clac speciale Natale Capodanno, in questo caso la cric-clac diamante. Diamante perché mi sono ispirata ai bellissimi brillantini Swarovski che trovate sulla chiusura cric-clac e a questo cordino meraviglioso che è il nuovissimo Swan Glitter argento con dettagli in lurex che probabilmente se io ruoto la borsa riuscite a vedere, però vi assicuro ci sono, anche se in video probabilmente non rende. Come sempre mi sono orientata verso un progetto che fosse adatto sia a chi fa click-clack in modo diciamo esperto, che abbia voglia di provare una lavorazione un po' diversa, ma ho pensato come sempre soprattutto ai principianti. Lo vedrete, è una lavorazione basata sul punto basso in un modo un pochino diciamo fantasioso, ecco da qui punto fantasia, che vedete lascia comunque questo effetto molto semplice, ma essendo un filato lurex, la pochette, diciamo, assume già importanza così come si presenta, appunto perché è un filato molto molto particolare. Ovviamente voi potete realizzarla anche in tantissimi altri colori, però devo dire che l'abbinamento argento su argento è sicuramente il mio preferito e quello che per questo Natale vi consiglio perché andrà tantissimo. Ho visto moltissimi lavori anche di stilisti famosi basati su questo tono di grigio. Tutto il materiale, compresa la targhetta, lo troverete dalla mia amica Fata Morgana, quindi con un ordine potrete veramente realizzare tutto il progetto nel suo insieme. Come sempre questa click-clack presenta le alettine per poter attaccare una catena se volete e il bello è la chiusura che vi mostrerò poi più avanti. Ora vi faccio vedere l'interno che ovviamente non è foderato perché sto ancora aspettando che mi arrivi la nuova macchina da cucire. Però vi mostrerò nel video come creare comunque una fodera per questo tipo di click-clack, quindi potrete veramente realizzare un progetto completo seguendo i video del mio canale. Vi lascio la lista dei materiali e iniziamo a realizzare insieme la nostra diamante. Partiamo come sempre dal filato. Io ho scelto questo bellissimo Swan Glitter che è uno dei nuovi Swan arrivati da Fata Morgana che prevede come colore di base, in questo caso il grigio, e poi ha degli inserti lurex, in questo caso argento, quindi siamo proprio tono su tono e si adatta perfettamente alla chiusura in metallo che andremo ad utilizzare. Di questo tipo di swan ce ne sono di tanti altri colori, sia con il lurex in argento che in oro, quindi potete trovare veramente il colore che più vi piace. Io ho preferito appunto fare un tono su tono. Utilizzerò un uncinetto numero 3 per fare in modo che, siccome io ho la mano molto stretta, il corpo della mia click-clack rimanga, diciamo, su da solo senza bisogno di mettere un ulteriore indurente lungo le pareti. Però dipende tutto, come sempre, anche dalla vostra mano. Se voi vi trovate meglio ad utilizzare un 3,5, potete tranquillamente usare un uncinetto 3,5. Come click-clack io ho scelto questa che mi piace veramente tantissimo sia come colore che come tipo di materiali. È una click-clack da circa 21 cm, presenta questi piccolissimi, diciamo, ricami in rilievo, ecco, in metallo e ha questa bellissima chiusura con questi piccoli Swarovski. Qual è la cosa che mi piace in particolare di questa chiusura click-clack? Che tirando leggermente indietro qui la chiusura, vedete che fa proprio lo scattino, si apre automaticamente la click-clack perché c'è una sorta di piccolo incastro. Questo è molto molto utile perché spesso si ha difficoltà ad aprire e chiudere le click-clack. Con questa chiusura questo problema si ovvia. Qui vedete ci sono questi piedini che voi potete tirare fuori o mantenere all'interno della click-clack se volete poi attaccarvi una catenella. Io nel mio caso preferisco portarla a mano perché questo tipo di chiusura si presta perfettamente per essere portata così, per creare appunto una pochette da portare a mano ed è un altro degli aspetti che mi ha spinto a scegliere questo tipo di chiusura. Per cucire la click-clack al corpo della nostra diciamo borsa, utilizzerò del filo invisibile di nylon. Questo tipo di filo è studiato apposta per passare all'interno dei fori della nostra click-clack, quindi non avremo bisogno di cercare un filo di colore simile a quello del nostro corpo borsa, perché grazie a questo filo trasparente non ce ne sarà nessun tipo di bisogno.
un filo che viene anche chiamato lenza da pesca. Nel caso non riusciate a trovarlo, si trova nelle varie mercerie o comunque Fata Morgana lo ha a disposizione insieme a tutto quello che vedete davanti a voi. Per il fondo utilizzerò questi piccoli piedini in metallo, qui vedete ne ho un bel po' perché ne ho fatto scorta, però ce ne basteranno 4. E per realizzare il nostro fondo io ho scelto di utilizzare la rete. Molte che cosa fanno? Realizzano prima il fondo con il filato e poi mettono la rete, diciamo subito dopo. Io invece ho deciso di lavorare direttamente il fondo includendo la rete. In questo modo la nostra clic-clac, nonostante il peso, manterrà un fondo perfettamente regolare. Voi ovviamente potete fare il fondo a parte e poi indurirlo successivamente. Per questo tutorial ho deciso di lavorare direttamente con il cordino sulla rete. Vi farò poi un altro tutorial di una clic-clac dove lavoreremo prima il fondo e poi metteremo la rete o il termoindurente. Quindi in ogni caso avrete poi nel tempo entrambe le versioni per realizzare le vostre clic-clac. Perciò iniziamo subito. Una volta aperta la clic-clac, parliamo di come realizzare il fondo. Allora, questa clic-clac da chiusa misura circa 21 cm in lunghezza. Una volta aperti sono circa 20 e mezzo, mentre diciamo in altezza sono circa 17 cm e mezzo. Per realizzare il nostro fondo ho tagliato circa 11 cm e mezzo per 20 cm. E andrò a smussare gli angoli del nostro fondo facendo questo. Questa rete è una rete di maglie da circa 5 mm. Ho scelto questa per fare in modo che la rete, una volta passando con il filato, non si veda né all'esterno né all'interno della nostra clic-clac. Andrò a smussare gli angoli tagliando circa 3 quadratini per ogni lato. Quindi vedete, in diagonale taglierò in questo modo. Quindi punto qui e vado a tagliare. Ovviamente poi voi rifinite i bordini di questo angolo perché sentirete toccandolo che è un pochino a punta e facciamo la stessa cosa sugli altri 3 lati. Quindi prendo la misura 3, 3 e vado a tagliare in diagonale. E facciamo l'ultimo. In questo modo abbiamo realizzato il fondo di base della nostra borsa. Iniziamo a lavorarlo con l'uncinetto. Prendiamo il nostro cordino e facciamo un cappio per iniziare il lavoro. In questo modo. E prendiamo la nostra rete. Io comincio, diciamo, da quello che è il lato lungo del nostro fondo. Vado ad entrare con l'uncinetto all'interno della rete e mi porto fuori il mio cappio, come quando facciamo l'avvio su un fondo, ricordate? A questo punto vado a lavorare a punto catenella all'interno di ciascun foro il mio filato. Quindi entro così e vado a chiudere come se stessi facendo delle catenelle. O delle maglie bassissime, come preferite definirlo. Questo è l'effetto del lavoro a catenella. Vedete che io qui ho già girato sull'angolo, poi andrò a tagliare questi pezzettini che vedete sbucano un pochino in fuori e proseguirò così con questa lavorazione a catenella lungo tutto il mio perimetro. Quando arriverò in questo punto, continuerò lavorando a spirale, quindi sempre in tondo, finché non mi ritroverò nella parte centrale, dove poi andremo a chiudere insieme il lavoro. Qui, quando andate poi a tagliare, un minimo di spigolo vi rimarrà, ma quando faremo il giro, diciamo, per voltare il nostro lavoro verso l'interno, questa parte vi assicuro non si vedrà più. La lavorazione a catenella prosegue quindi fino ad arrivare in fondo, dove poi facciamo sparire i fili e iniziamo il vero e proprio corpo della nostra borsa. Una volta lavorato l'ultimo punto, siamo alla fine del nostro fondo. Questo è come si presenterà all'interno, mentre questo, come potete vedere, è l'esterno con la nostra lavorazione a spirale. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? Con le forbici andiamo a tagliare il filo e lo portiamo fuori
dal nostro lavoro. Vedete, in questo modo manteniamo comunque l'ultimo punto. Prendiamo l'ago tirafettuccia o un ago normale se ne siete sprovvisti e andiamo a rientrare nell'ultimo punto facendo passare quello che è il nostro filo all'interno del corpo della nostra base. Vedete, questo è quello che ci sarà, diciamo, dentro la nostra borsa, che comunque rimane molto molto compatto, come potete vedere, e vado a nascondere questo filo all'interno di quelle che sono le mie maglie, in modo da fermarlo. Ecco qui, e poi vado a ritagliare ovviamente quello che è il filo in eccesso. A questo punto la base del nostro fondo è completa. Che cosa dobbiamo fare? Allora, per prima cosa vi dico, se volete fare una fodera che comprenda una base e poi il sacchetto, diciamo, intorno, questo è il momento migliore per prendere la misura. O comunque io fossi in voi, mi segnerei comunque le dimensioni di questo pezzettino per andare poi a fare le fodere, anche se dovete fare ad esempio una fodera a sacco. Questo è anche un buon momento per andare a fissare i nostri piedini. Partendo dall'ultimo punto lavorato, contate 1, 2, 3 e 4 e tra la terza e la quarta riga in diagonale fissate i piedini. La miglior tenuta del piedino è garantita se prendete sia il filato che un pezzettino di rete. Andate a spingere, girate. E aprite le alette. Io ne sto applicando 4, voi potete anche metterne solo 2, ad esempio, in questi due punti. Sia che li mettiate ora, sia che li mettiate più avanti, i piedini vanno messi sempre prima di foderare il nostro lavoro, in modo che rimangano appunto nascosti all'interno della lavorazione. Una volta fissati i piedini, dobbiamo fare un giro di maglia bassa in costa retro lungo tutto il lavoro per andare a nascondere, vedete qui ci sono le puntine della nostra rete. Se decidete di lavorare questa borsa con un punto diverso dal mio e lavorate a spirale, potete agganciarvi tranquillamente in questo punto, poiché io voglio che il retro del mio lavoro rimanga sul retro della click-clack, facendo una chiusura per ciascun giro, io mi aggancio sul lato lungo della mia click-clack. Ho realizzato un cappio e vado ad entrare in costa retro praticamente così. Sul lato lungo con il mio uncinetto e porto fuori il filo del nostro cappio in questo modo. A questo punto faccio 2 catenelle e inizio a lavorare una maglia bassa in costa retro lungo tutto il perimetro del fondo della mia click-clack. Per nascondere questo filo vi faccio vedere un piccolo metodo. Voi mettete il filo corto, così, entrate come se doveste lavorare tranquillamente la vostra maglia bassa in costa retro e vedete che io il filo corto lo tengo davanti all'uncinetto, ma vado ovviamente a prendere quello lungo. In questo modo il filo corto, quando io vado a lavorare la mia maglia bassa, rimane incorporato praticamente all'interno della lavorazione, quindi non c'è bisogno poi di andarlo a nascondere successivamente utilizzando l'ago, perché vedete rimane proprio tirato così. E proseguo a lavorare le mie maglie basse in costa retro incorporando questo filo all'interno della lavorazione. Ecco qui, vedete? Continuo così lungo tutto il bordo. Siamo arrivati a fine giro, facciamo l'ultima maglia bassa in costa retro e andiamo a chiudere qui nella seconda catenella che abbiamo lavorato facendo una maglia bassissima e facciamo una catenella. A questo punto inizia la vera e propria lavorazione del corpo della nostra click-clack, che vedrete è veramente semplicissima. Andremo infatti a lavorare una maglia bassa presa in costa retro e in costa davanti alternati in questo modo. Iniziamo facendo una maglia bassa in costa retro come abbiamo fatto nel giro precedente, mentre il punto successivo sarà sempre una maglia bassa, ma questa volta presa in costa davanti.
Vedete che prendo solo la catenella davanti del mio lavoro. Per la maglia successiva invece passiamo di nuovo in costa retro. Poi in costa davanti. E continuiamo così fino alla fine del nostro giro. Giunti a questo punto dobbiamo chiudere il giro. E che cosa facciamo? Andiamo a fare una maglia bassissima. Entriamo qui. E chiudiamo con una maglia bassissima. Facciamo come sempre una catenella per iniziare il nuovo giro. Il giro successivo non è altro che una ripetizione di quello che abbiamo appena fatto, però andiamo ad alternare le maglie in modo diverso. Come fate a capire che tipo di maglia avete davanti? Quando avete davanti un lavoro in costa retro, vedete che si formano queste piccole punte qui nella parte davanti del lavoro, mentre invece quando lavorate in costa davanti la maglia assume l'aspetto di una maglia massa classica. Andiamo ad alternare in base al tipo di maglia che abbiamo davanti la maglia opposta. Cioè qui abbiamo iniziato con una maglia in costa retro, quindi la maglia che faremo adesso sarà in costa davanti, sempre maglia bassa. Qui invece abbiamo davanti una maglia bassa in costa davanti, quindi quella che andremo a realizzare ora sarà in costa retro. Dovete praticamente per ogni giro realizzare l'opposto del giro precedente. Vi verrà poi in automatico perché essendo un lavoro basato solamente su due punti, una volta che avete, diciamo, preso il via, non dovrete far altro che seguire il ritmo del giro che state facendo. Questo è il risultato dopo due giri di lavorazione. Vedete che si creano appunto queste puntine in orizzontale che saranno quelle che caratterizzeranno il nostro lavoro. Essendo già un filato molto importante e molto luccicante, fare un punto ancora più elaborato forse andrebbe a sminuire la bellezza del filato, quindi ho cercato una lavorazione semplice ma di effetto. Non dovete far altro per i prossimi giri che ripetere questo tipo di lavorazione che abbiamo fatto per questo giro, quindi chiuderete sempre con la maglia bassissima, farete una catenella, in base al punto realizzato nel giro precedente realizzerete l'opposto. Ed eccoci arrivati alla fine della lavorazione del corpo della nostra cliclac. Vi posso dire che ho misurato l'altezza alla quale sono arrivata e siamo a circa 16 centimetri. Quindi quando lavorate il corpo della vostra borsa, non so dirvi quanti giri precisi siano, però sapete che dovete raggiungere circa 16 centimetri. A questo punto, una volta arrivati proprio alla chiusura dell'ultimo giro, facciamo un giro di maglia bassa normale per chiudere il tutto. Il giro di maglia bassa normale sarà quello che andrà praticamente a nascondersi all'interno della nostra chiusura clic-clac. Quindi, una volta chiuso con una maglia bassissima e fatto la catenella per iniziare il nuovo giro, andiamo a fare un giro di maglia bassa normale. Quindi non entriamo più né in costa retro né in costa davanti, ma prendiamo entrambe le costine del nostro lavoro. Arrivati alla fine del nostro giro di maglia bassa normale, andiamo a creare l'asola di chiusura. Lavorato l'ultimo punto, tiro via l'uncinetto lasciandomi un pochino di filo. Lo vado a tagliare e prendo il mio ago tirafettuccia. Che cosa faccio? Tiro via il filo dall'asola e lo passo all'interno dell'ago. Ovviamente, se avete l'ago più sottile, è l'ideale per questo tipo di lavoro. Io purtroppo il mio l'ho perso, quindi devo accontentarmi della misura intermedia. A questo punto, come si crea l'asola di chiusura? Andiamo ad entrare dalla parte, questa vedete la parte interna della pochette, nell'asola del primo giro, vedete questa, e sbuco dall'altra parte. Così. E poi vado a ritornare
nell'ultima che ho lavorato, questa volta dall'esterno verso l'interno. In questo modo, vedete, si crea una sorta di maglia bassa realizzata con il filo di chiusura che andrò a nascondere adesso all'interno del corpo della mia pochette. Se avete paura che nel corso del tempo quello che avete nascosto all'interno delle maglie possa, diciamo, uscire fuori o comunque si possa allentare la chiusura, potete utilizzare una goccia di colla da mettere nell'ultimo punto che avete, diciamo, chiuso, in modo che siete sicure che questo filo non uscirà più dalla vostra clic-clac. Vi consiglio in particolare la colla della Gutermann, che è adatta anche per i tessuti ed è perfetta per questo tipo di cordino. È arrivato adesso per noi il momento di controllare se abbiamo svolto il lavoro nel modo giusto, prendendo la nostra clic-clac e andando a posizionarla sopra il corpo che abbiamo lavorato con il filo. Come vedete, siamo praticamente alla forma finale, che direi che è perfetta, va semplicemente un po', diciamo, rimessa in posa, che copre perfettamente tutta la chiusura clic-clac che abbiamo scelto. Questo è il momento, se non l'avete ancora fatto, di aggiungere tutti quei dettagli che verranno poi nascosti dalla fodera della nostra clic-clac. Ad esempio, se non l'avete ancora fatto, i piedini o, come nel mio caso, una targhetta. Questa è una delle targhette personalizzate, sempre prodotta da Fata Morgana, che è bellissima in questa sua versione metallizzata, che io ho cucito al corpo della clic-clac utilizzando lo stesso filo di nylon che utilizzerò poi per cucire effettivamente la clic-clac. Per quanto riguarda la fodera, vi lascio nella i qui in alto e nelle informazioni sotto del video il link per realizzare le fodere per borse. Vi faccio vedere la mia, che è al momento imbastita, che è questa qui. È una semplice fodera a sacchettino, vedete ci sono ancora gli spilli, che purtroppo non vi faccio vedere come cucio la clic-clac perché voglio ancora passarla a macchina e sono in attesa appunto dell'arrivo della nuova macchina da cucire. Quindi vi farò vedere come si posiziona la clic-clac senza fodera. Vi do però alcune piccolissime dritte. Nel video che vi lascio, nella i qui in alto e nel box informazioni, quello che sto per dirvi è spiegato nei dettagli, però vi faccio una panoramica sul tipo di fodera che potete fare per questo tipo di clic-clac o per le borse in generale. Allora, la fodera più semplice è sicuramente la fodera a sacco. Si adatta principalmente per chi non è molto pratico a cucire o per chi ha bisogno magari di prendere un po' di dimestichezza con le misure. Invece potete fare anche una fodera composta da fondo più laterale. Se vi ricordate, inizio video c'è stato un momento in cui, una volta fatto il fondo, vi ho detto che era il momento ideale per prendere la misura del fondo. Questo perché immaginate che noi non abbiamo lavorato ancora il corpo della nostra pochette e siamo rimaste a quel momento del video dove c'è solo il fondo. Stendete il tessuto che volete utilizzare come fodera sul tavolo e poggiate letteralmente il fondo sopra il tessuto, quindi immaginate qui sotto c'è il tessuto, e prendete la misura del vostro fondo lasciandovi mezzo centimetro in più e andate a ritagliare la fodera. Avrete quindi una sorta di fondo ovale, perché quello che abbiamo realizzato è un simil fondo ovale fatto di tessuto, e lo mettete da parte. Arrivate poi a questo punto, dovete realizzare il laterale della vostra clic-clac. Potete farlo in due modi. Potete prendere la misura con il metro da sarta della circonferenza della nostra clic-clac e la sua altezza e ritagliare una striscia di tessuto da andare poi a cucire lungo il bordo al fondo che abbiamo ritagliato all'inizio della fodera della nostra clic-clac. E poi cucire il laterale a parte. Diciamo che è un pochino più complicato. Oppure potete prendere la vostra clic-clac, una volta arrivata a questo punto, la mettete in questo modo, prendete la misura del lato e dell'altezza. In questo caso il foglio di stoffa non dovrà essere, diciamo, steso, ma dovrà essere messo doppio, perché ovviamente dobbiamo fare tutta la circonferenza, quindi avrete qui magari la piega del tessuto e qui le due parti finali che devono combaciare perfettamente. Mettete la clic-clac in questa posizione, prendete la misura, io vi consiglio sempre di lasciarvi un centimetro
su ciascun lato nel caso dobbiate un po' adattarlo, lo cucite al fondo e poi andate a vedere se la misura che avete preso è quella corretta. Io però sono sincera, per questo tipo di diciamo di clic-clac preferisco la fodera a sacco. La trovo più semplice, più veloce soprattutto, anche se la passate magari a macchina. Vi perdete veramente pochissimo tempo, una questione di 10 minuti. La parte un po' più lunga è quella in cui dovete inserire la fodera all'interno della borsa e andare a puntarla con gli spilli per poi cucirla. Altro piccolo trucchetto. Immaginate di aver messo la vostra fodera e dovete prendere qualcosa all'interno della vostra clic-clac o borsa e la fodera vi viene dietro. Per ovviare a questo problema, cioè non avere il sacchetto della fodera che si muove all'interno della borsa, una volta che l'avete appuntata lungo tutto il bordo, quindi avete la fodera bloccata qui ma il fondo che si muove, tirate fuori il fondo della vostra fodera e mettete due gocce di colla sul fondo della vostra borsa. Questo vale sia per questo tipo di lavorazione, sia magari anche per i fondi, quelli in ecopelle prefatti. Vi basteranno due semplici gocce. A quel punto riprendete la fodera, la reinfilate all'interno della borsa e andate a schiacciare dove c'è la colla. Questo farà in modo che la fodera aderisca perfettamente al fondo che avete creato o che avete già, e quando poi andrete a prendere qualcosa e a portarlo fuori, la fodera rimarrà invece all'interno della vostra borsa. Per questo vi consiglio sempre la famosissima colla della Gutermann, quella che vi ho consigliato per andare a bloccare definitivamente il filo. È una colla per tessuti molto molto valida, spero di riuscire a farvela vedere perché al momento l'ho finita, che si adatta proprio per questo tipo di lavori. Io la utilizzo moltissimo quando faccio borse, specie se devo poi aggiungere delle piccole applicazioni. È veramente validissima e me ne sono innamorata a Bologna quando la mia amica Grazia me l'ha fatta conoscere. Veramente è una colla eccezionale. Ma adesso passiamo a mettere la chiusura della nostra clic-clac. Come tutte le chiusure clic-clac, vedete che anche questa sorta di spazio leggermente in fuori, lo vedete meglio di qui forse, ecco, dove ci sono i vari fori. Come si alloggia la borsa all'interno di una clic-clac di questo tipo? Allora, come punto di riferimento io vi consiglio di utilizzare il manico, che è quello che io metterò dietro al corpo della mia borsa. Quindi immaginando che questo sia il retro, quello dove abbiamo fatto la chiusura, la metterò in questo modo. Dicevo, come si alloggia? Dobbiamo prendere il corpo della nostra clic-clac e farlo aderire all'interno della clic-clac stessa. Vedete che un pochino si piega, ma questo ovviamente è normale. Questi gancetti dovete lasciarli in fuori. E dobbiamo andare praticamente a spingere l'ultima riga che abbiamo lavorato con la maglia bassa all'interno del corpo della clic-clac. Per farlo potete aiutarvi o con una limetta per unghie o con delle forbici. Vado proprio letteralmente a spingere, ad esempio con l'aiuto delle forbici, la nostra lavorazione in cordino all'interno dello spazio, questo qui, che si crea dove ci sono i buchi. Se vedete che questo spazio è troppo stretto, potete inserire le forbici in questo modo, ruotarle e andrete ad allargare leggermente questo spazio. Per aiutarvi a mantenere fermo il lavoro che avete fatto, potete utilizzare delle pinzette tipo quelle da ufficio che si usano per bloccare i documenti. Io utilizzo queste pinzette, che sarebbero da tessuto, della Prim, che sono ottime perché in questo modo, vedete, la pinza tiene fermo sia la clic-clac che il corpo inserito all'interno, quindi man mano che vado a metterlo sono sicura che quello che ho fissato qui non uscirà dall'alloggiamento. Sono veramente molto molto pratiche. Questa è la versione, diciamo, un po' più grande, poi ci sono quelle piccine, che sono ottime anche quando dovete tagliare e cucire un tessuto, perché fungono proprio da fermapunto e sono veramente strepitose. Una volta alloggiato il corpo della nostra clic-clac all'interno della clic-clac stessa, dobbiamo passare alla fase di cucitura e utilizzeremo un ago normale e il filo trasparente che vi ho fatto vedere nella lista dei materiali. Non dobbiamo far altro che far passare il nostro filo così all'interno dei vari buchi e cucire dall'interno all'esterno, passando così e prendendo ovviamente il tessuto del nostro cordino, che voi non riuscite probabilmente a vederlo dalla inquadratura, però se lo avete posizionato giusto guardando all'interno dei fori vedrete proprio il cordino.
e dobbiamo semplicemente fare una cucitura tutto intorno. Ovviamente quando arriviamo qui sul laterale vedete che non ci sono i fori per cucire. Possiamo ad esempio fare una cucitura partendo da questo punto, arriviamo al corrispettivo qui dall'altra parte, blocchiamo il filo e aggiungiamo un filo nuovo per fare la seconda parte se non vogliamo avere del filo che rimane qui dentro. Prendiamo il nostro filo e il nostro ago, partiamo dall'angolo. Ovviamente io che cosa faccio? Posiziono quello che sarà poi il nodino della clic-clac all'interno del corpo della borsa, quindi ad esempio mi fermo in questo punto, così. Ok, una volta bloccato il filo, cerco di individuare il primo foro qui. E passo con l'ago dall'altra parte e vado nel punto successivo, quindi passo all'interno prendendo il cordino. In questo modo, passando da un foro all'altro, da destra verso sinistra, vado a cucire tutto il bordo della mia clic-clac. Ed ecco qui la nostra clic-clac una volta che l'abbiamo cucita. Possiamo lasciare le alette in fuori se abbiamo da attaccare una catenella oppure buttarle all'interno e chiudere la nostra clic-clac. Io vi consiglio, quando fate la cucitura, di fare magari un giro doppio, in questo modo siete certe che il vostro lavoro rimarrà molto molto stabile. Qui vedete c'è la mia targhetta e questo è il risultato finale del nostro lavoro. Come avete visto, è un progetto veramente molto semplice. Penso che per una persona che ha molto tempo, in un paio di giorni si possa realizzare. Poi sicuramente il tocco, diciamo, principale particolare è sicuramente questa chiusura che, come vedete, basta tirare indietro ed è veramente di facilissima apertura. Io adesso poi smonterò il tutto, cucirò la fodera e poi ricucirò la chiusura clic-clac, però voi potete anche tranquillamente, se non vi trovate a cucire la fodera prima, potete anche cucirla adesso e magari abbellire il bordo per nascondere magari un pochino la cucitura con una passamaneria argentata o comunque che si intoni al tipo di diciamo fodera che voi avete scelto. Diciamo che questo tipo di cordino si presta a qualunque tonalità di fodera, è veramente un piccolissimo diamante ed è anche per questo che ho deciso di darle questo nome. Come sempre io vi ricordo che tutti i materiali, targhette comprese, li trovate da Fata Morgana, che ringrazio per propormi sempre questi bellissimi materiali, veramente di ottima qualità. Vi faccio rivedere anche il fondo, eccolo qui. E sicuramente questo è un tipo di clic-clac che potete realizzare anche utilizzando i fondi, quelli più piccoli, perché ho scoperto esistono dei fondi ovali, che più o meno sono di queste misure, adatti per fare questo tipo di clic-clac. Ovviamente dovrete lavorare molto sugli aumenti. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video e come sempre vi rimando a visitare la pagina Facebook di Fata Morgana per trovare i materiali e se avete voglia di parlare con me, di commentare questo progetto insieme potete lasciarmi un commento qui sotto il video oppure trovate sempre qui sotto nell'info box la mia pagina Facebook, i miei contatti email, Instagram su cui pubblico veramente tantissimo, Pinterest e il sito internet che è stato aggiornato da poco. Perciò vi saluto, ci vediamo al prossimo tutorial e vi auguro buona creatività con questo bellissimo progetto per il nostro Natale. Ciao!